di Monaco in Champions League. Allora, partiamo da una decisione importante che arriva dalla Spagna, al Tribunale di Valencia, e parliamo di una questione che può interessare anche coloro che non sono poi grandi appassionati di calcio, ma si può capire come spesso il diritto sportivo possa aprire nuovi orizzonti. Professore, si è parlato di questa sentenza come una sentenza che può aprire scenari inimmaginabili, come accadde La diversi anni fa sentenza è Bosman, con la sentenza Bosman, infatti, esattamente. Che cosa è successo allora, praticamente? sostanzialmente cinque giocatori del Valencia, dell'Hercules Alicante, avevano promosso un'azione legale nei confronti della società calcistica in quanto li aveva licenziati per motivi proprio di ordine prettamente economico. Siccome i costi e i ricavi, diciamo, di questa azienda, di questa società calcistica, si erano dimezzati e gli ingaggi, i costi per pagare l'ingaggio a questi cinque giocatori era così alto che loro hanno preferito, piuttosto che andare in bancarotta in default, licenziare questi cinque giocatori. Nel frattempo, nel momento in cui la società aveva licenziato i cinque giocatori, ne aveva assunti 12-13 a un costo molto più basso rispetto a quanto era l'ingaggio per questi cinque giocatori. Quindi i cinque ricorrenti hanno richiesto al Tribunale di Valencia la riassunzione presso questa società calcistica. Questo è un problema molto importante perché nel nostro diritto sportivo non è previsto il recesso unilaterale da parte della società, ma da parte del giocatore, che è un lavoratore subordinato. Poi la legge, la 91 dell'81 no, del 91, è esclusa dall'applicazione della legge 604 del 96, proprio sul licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. In sostanza, qual era il problema giuridico che è stato affrontato, perlomeno adesso in Spagna? Bisogna vedere se sarà ric o meno riconfermata. Ma non lo so se potrà avere l'audience che ha avuto la sentenza Bosman. Fatto sta che di fronte alla possibilità, all'alternativa di fallire una società sportiva, si preferisce licenziare il giocatore che è più pagato nello staff, nella squadra calcistica, piuttosto che andare in default. D'oggi in sostanza anche i calciatori possono essere licenziati per motivi economici legati ad un andamento non proprio esaltante dell'azienda, in questo caso Sì, della società di perché in calcio. Italia, per esempio, io posso licenziare il dirigente tecnico, l'allenatore, se è stato ricompresa come motivazione della giusta causa il fatto di avere diversi insuccessi uno dietro l'altro durante il campionato. Quindi è legittimo il licenziamento. Però Ma anche se non c'è una clausola, no? All'interno del contratto, da oggi un calciatore Esatto. può anche subire In un provvedimento Spagna del genere. sono più tutelati, in un certo qual senso il modello spagnolo potrebbe essere preso a modello in quanto c'è proprio una clausola che permette la possibilità di questa risoluzione del contratto anche a favore della società sportiva. Quindi il problema è importantissimo perché con il fair play, Finanziario, finanziario, certamente. eccetera. Allora, questa sentenza non fa altro che un pochino riconfermare i principi europei di diritto sportivo, economico, sportivo, vale a dire il fair play, la gestione oculata di un'azienda. Quindi in Italia noi abbiamo una penalizzazione, anche in altri stati europei, la penalizzazione della società che se non raggiunge il punto di equilibrio del bilancio può avere, no, degli impasse, eccetera. Adesso andiamo proprio a incidere in maniera molto più immediata, più operativa, proprio sul portafoglio, come si suol dire. Quindi l'azienda può licenziare a tutti gli effetti e non è stata motivata esclusivamente per motivi di ordine economico-finanziario, eccetera, ma anche per motivi tecnici finanziari, nel senso che il Tribunale di Valencia ha detto sì, gli aspetti tecnici calcistici sono importanti nella vicenda, però non sono, sono il contorno.
Quello che è importante è che l'azienda non poteva fallire, non poteva andare in bancarotta. Quindi ha anteposto praticamente il Tribunale di Valencia motivazioni prettamente economiche, perché la società era in bancarotta. Quindi da oggi, almeno per, non so se, che tipo di raccordo ci può essere a questo punto tra l'ordinamento spagnolo e altri ordinamenti europei, anche se chiaramente può creare un precedente, È un precedente, perché ormai globalizzazione, si cerca di fare questa benedetta Europa che è solamente Europa dei banchieri e delle finanze e non l'Europa proprio dei cittadini, che è quella che conta e dovrebbe contare. Quindi se realmente l'Europa fosse l'Europa dei cittadini, allora questa sentenza emessa dal Tribunale di Valencia è come se fosse stata emessa dal Tribunale di Milano.